e intervisto a tutti quanti, perché sono le interviste ecumeniche. Le interviste ecumeniche, interviste ecumeniche. Eccoci qua in una nuovissima intervista ecumenica. Io sono Elti Fresh e oggi sono con High Flyer, volatore alto, vola sempre in alto. Tocchiamo un argomento abbastanza caldo, anzi direi caldissimo, perché proprio ieri High Flyer ha aperto Mambo Losco. Damn bro, sei ancora in after da quello che ho capito. Wow. Allora, ragazzi, parliamo di cosa è successo. Parliamo del fatto che comunque se non avessi questi occhiali voi vedreste delle occhiaie che tipo mi arrivano alle ginocchia, ok? Perché sto periodo è super mega fire, stiamo facendo un botto di roba, siamo ogni giorno focus sulla shit. E secondo me si sta muovendo qualcosa, non voglio neanche, però, boh, secondo me da settembre in poi che saremo anche belli attivi a Milano, qualcosa comincerà dai... a spuntare. High Flyer, sì. Perché ti chiami High Flyer? Allora, High Flyer è nato perché io avevo una tag che è un acronimo di flyer e, siccome diciamo con i graffiti avevo fatto un po' di scalpore in città e comunque si parlava della mia tag senza sapere chi fossi effettivamente, comunque ai tempi della scuola andavamo spesso a pittare i treni, facevamo un po' di cose malate e boh, niente, diciamo che sono partito dai graffiti, sono venuto da quel mondo lì e poi dopo un po' vedendo che comunque si stava spargendo la voce, che stavamo diciamo diventando qualcosa di più di semplici tag, allora ho detto minchia, ma se si può creare una roba così artisticamente, non so come dire, con poco, allora posso farlo anche con la musica, no? Ho iniziato a registrare i primi pezzi prodotti da Gigahertz, che è un produttore fortissimo. Ok, Gigahertz. Poi boh, una volta che avevamo un po' di bozze fighe siamo andati da Ame 2.0, che io avevo 15 anni, ero alto così. Che comunque tuttora Ame 2.0 avete un buon rapporto, no? Perché alla fine ieri è anche Ame 2.0, no? Ha cantato. Sì. A me diciamo quindi, che è un po' il nostro fratello maggiore, nel senso che comunque ci dà delle grandi direzioni, ci dà un po' modo di avere delle visioni più grandi di quelle che sennò ci troveremmo a... È un punto di riferimento. Quindi, diciamo che lui viene da un'epoca in cui comunque o eri impeccabile o se no ti sfottevano tutti. Ho capito. Minchia, zanzare qua. Esatto. Negli anni 90 soprattutto cioè si è creata quella roba che se tu non eri un rapper che facevi mille incastri, robe così, e non eri un drago dal vivo, diciamo nessuno ti calcolava, no? Poi ho dopo capito. Un po' hanno iniziato ad arrivare i ragazzi che usavano l'autotune nei live, cioè hanno diciamo scomposto un po' gli equilibri che c'erano fino ad allora. Io mi sono ritrovato di mezzo tra gente che mi diceva perché adesso va quella wave lì di quello lì che dice, che ne so, cioè mi riferisco tipo al 2015-2016, che ne so, periodo Blunt e Sprite, no? Che tutti dicevano ma cioè, chi è che sippa in Italia, chi è che fa, cioè, quello nel è vero. Senso, stai parlando di una cosa che però in Italia non succede, no? Perché comunque erano anni in cui magari qualche figlio di papà di Milano che seguiva le pagine Telegram e si coppava la lin così, cioè nel senso... Ma infatti era così. Faceva trap, era una roba molto di nicchia. No, ma poi anche l'autotune che l'hai nominato nei live è da poco, relativamente poco che si utilizza l'autotune nei live. Ma sì, saranno all'incirca sette, otto anni sarà, cioè proprio una roba nuova. Poi certo, quindi tu ti sei trovato di mezzo. Di mezzo, esatto, una cosa quindi di non mezzo. Sapevo cosa fare, cioè non sapevo se portare delle mega skills a livello di incastri, tipo che ne so, tipo Mad Men, no, che ha basato tutta la sua carriera su quello, oppure basare, diciamo, le mie influenze su anche, cioè dipende tutto da quello che ascolti alla fine. Assolutamente. Cioè se tu ti ascolti roba americana melodica finirai a fare quello. Io qua ho portato un documento ecumenico. Ammetto che effettivamente non ho trovato niente. Non ci sono molte informazioni su di me, ragazzi. Cioè praticamente sei stato bravissimo. Sei riuscito a nascondere tutto. Allora io sono anche puttano nel senso che
non ci sono tracce del mio passato, ma francamente deriva anche dal fatto che io comunque mi sono sempre fatti i cazzi miei. Sono sempre stato in camera a disegnare, ragazzi, come uno sfigato, oppure a ficcare con delle grandi. Ok. Sì, assurdo, perché io l'unica cosa che ho trovato, avrei voluto trovare delle foto compromettenti, ma non sono riuscito a trovarle. Però ho trovato delle canzoni, io in prima persona ho assistito a queste canzoni. E le più antiche, vabbè, la più antica la troviamo su Spotify, che è Saiyan. Sì. Fit Royce Red e Ian Chris. Sì. Ok. Quella è effettivamente la prima canzone o no? Allora, praticamente quella è la prima canzone che abbiamo fatto il trio. Sì. Io e gli altri due miei amici, che all'epoca rappavano con me. Adesso tuttora diciamo che ci stiamo sentendo, facciamo roba e tutto quanto, però. Mm-hmm. Diciamo che in quel momento erano le persone con cui stavo iniziando, no? Quindi avevamo in mente di fare una specie di squadra. Poi vabbè, ovviamente col tempo ognuno ha le sue cose da fare, certo. Il lavoro, cose, cioè. Assolutamente. Non è che riesce a essere continuativo sempre, no? Però comunque diciamo che è stato un buon punto di partenza, perché alla fine, cioè, da qualcosa dovevamo partire, cioè abbiamo fatto un pezzo rap alla fine che. 2018. Sì, abbiamo fatto un pezzo su una base trap con. Tematiche diciamo abbastanza riconducibili all'underground, quindi mm-hmm. c'è cioè, ego, esaltazione di sé, niente. Okay. Cioè, era un periodo dove alla fine fondamentalmente noi cercavamo soltanto di far capire che eravamo skillati e basta. Cioè, ok, sì, sì, ma poi erano anche le prime canzoni effettivamente, sì. Anche perché poi nel 2019 abbiamo business. Sì, business, esatto. Business. Voglio aprire una parentesi su queste canzoni qua, su questo periodo della mia vita, cioè io queste tracce le facevo principalmente per farle sentire a scuola durante le occupazioni. Certo, ma noi ecumenici noi le tiriamo fuori, perché sì, questo è il massimo che sono riuscito a tirare fuori. Però abbiamo sono tracce ascoltabili, cioè sì, no. Cioè, diciamo che io ho aspettato di saper fare abbastanza le cose prima di andare in posti, spendere soldi, investire sì, su questa certo, cosa. Certo, certo. Cioè, ho aspettato comunque di dire, vabbè, cioè, nel senso, se la roba non è maligna, cioè, andiamo avanti, no? Per me sarebbe stato, cioè l'ideale sarebbe stato, diciamo, trovare fin da subito un lavoro continuativo nel tempo che non mi occupasse troppo tempo, in modo da poi reinvestire tutto nella musica. Però okay. Così non è stato. Okay. Quindi io appena ho finito la scuola, mm-hmm. sono andato a Bologna, sì. E ho iniziato a lavorare con un brand di abbigliamento. E tramite questo brand poi sono riuscito a collaborare con Enzo Dong, con ma nello specifico cosa facevi per questo brand? Gli curavo un po' la parte grafica, cioè, ok, la parte grafica. Sì, io sono uscito dallo Steiner, che ho preso il diploma di grafico. Uh-huh. Ho detto, boh, adesso mi cerco un brand emergente dove provare a fare qualcosa, no, per spiegare, sì, no? Certo. Ho trovato sto brand che, vabbè, non cito perché non ci lavoro più, però uh-huh. diciamo che è stato anche quello un buon trampolino di lancio, perché sono finito in mille situazioni fighe, bro. Cioè, tipo, in Duomo, in suite. Ah, ok, capito? Sì, sì. Cioè, certo. Tutto, tra virgolette, pagato, quindi, boh, sinceramente me ne fregavo un cazzo. Una bella esperienza hai avuto, comunque. Sì. E boh, niente, poi una volta tornato da Bologna, che ci sono stato 3 anni, ragazzi. Damn, bro. Bologna, che... Chi lo sa se sono andati sprecati, se sono stati fruttuosi. No, ma io non credo che gli anni... Comunque sono sempre esperienze. Ah, però la cosa sempre positiva quello. Sicuramente era che ero tutti i giorni in studio, tutti mm-hmm. i giorni facevamo roba figa, okay, tutti yeah. i giorni eravamo lì sempre sul pezzo. Cioè, sì, sì, sì. Mi è piaciuto. Certo. Poi, aspetta, rimaniamo nel 2019, perché io ho segnato un Fatto Kobe Selvaggi Freestyle Fit High Flyer, che era presente pure il video di quella canzone. Lì, ragazzi, stava per finire la scuola, eravamo proprio agli sgoccioli. E io mi ricordo che era un periodo tipo che ascoltavo un botto Ski Mask Slam God. Sì, ok, beh, cioè sì, perché il beat comunque era. Mi sembra sì, che era un tape beat tipo, di Ski Mask. Sì, tipo. Sì, tipo manca soltanto Ski che fa. È stato figo lavorare con Fatto Kobe in quel periodo, perché lui mi ha sempre piaciuto la sua attitudine un po' americana, no? Uh-huh, un sì. po', sai, sì, da, sì, sì. da baller. So è vero, dire. È vero, è proprio così. C'ha una bella attitudine lui. Per anni ho, diciamo, cercato di trovare un suono. Trovare ok, un quindi suono sperimentavi, sì, per esatto. anni hai sperimentato. Sì, è andato molto a caso, nel senso, cioè, trovavo una roba che mi piaceva, dicevo, minchia, ma
non è che si può creare una roba figa con mm-hmm. questo che in Italia non esiste, cioè ho provato a creare cose che in Italia non esistevano, però ovviamente è la cosa più difficile che un musicista possa fare, no? Cioè, certo. Molto più facile seguire un trend e provare a scimmiottare certo. qualcosa. Però se riesci a trovare quella chiave che nessuno sì. ha trovato... No, ma infatti cioè, sono contento perché comunque minchia, vedo persone che comunque tipo la cosa delle pennette alla pecoraia, no? Cioè uh-huh. è culto, non so come dirti. Ok, cioè, sì, sì. Persone che mi dicono oh, pennette alla pecoraia, così. E beh, certo. Ma... Cioè, e la traccia deve ancora uscire, capito? Fra, è branding quello, è branding, comunque, bro. Comunque, sta di fatto che adesso voglio mettere insieme un po' anche la cucina. Cioè, comunque io so ah, cucinare okay. bene, sono... Sì, sì. Sono abbastanza skillato ai fornelli, quindi volevo mettere nelle canzoni nomi di piatti ricercati. Sai, certo. Cioè, no, no, una bella idea questa. E poi comunque, boh, la mia visione attuale è che secondo me devi dire parole che non usa nessuno perché hanno rotto tutti il cazzo. Cioè, io lo dico anche agli spettatori uh-huh. di casa, no? Cioè, ragazzi, basta pompare gente. Cioè, o gli dite di cambiare un attimo, di fare roba un po' diversa, sennò cioè, non ha senso spingere gente che trita la stessa roba, perché anche voi state cioè, in un ambiente che è visto, rivisto, rivisto e non diventerete mai qualcosa di nuovo, capito? Cioè, non so come dire. Cioè, se avete un amico che fa musica e vedete che dice anche lui sempre le stesse cose che senti su Raptopia da mm-hmm. tutti, cioè, digli, bro, ma prova a usare questa parola qua invece di questa, capito? Parole... Certo, anche nelle parole, così. Nei immaginari, anche riguardo allora, quello... L'immaginario mi ha rotto il cazzo l'immaginario Maranza. Certi tipi di drill, per dirti, sono finiti accantonati perché la gente li fa tutti uguali, cioè, non so come okay. dire. Cioè, io preferisco... che uno non faccia una cosa piuttosto che farlo uguale a un altro, non so come dire. Sì, sì, cioè, sì, ho capito quello che vuoi dire. E quindi, boh, mi dà un po' fastidio quando magari io penso che c'ho tracce drill che magari hanno metriche che non ha usato nessuno ed è conclamata la cosa, cioè... E non le faccio uscire proprio perché adesso il mercato è saturo. È saturo, capito? È saturissimo, cioè, sì, sì, molto, e quindi, molto boh, mi saturo. Sento anche in colpa verso me stesso perché comunque, dico, cioè, alla fine com'è possibile che c'è così tanta gente che uno... non riesce a farsi notare. Ora volevo parlare un pochino dei tuoi slimes, no? Parlaci di Royce Red. Royce Red, secondo me, è l'artista più forte che abbiamo tipo qua nella circoscrizione 4, okay. diciamo, se vogliamo dare una territorialità. Sì? La cosa è che comunque a noi è sempre mancata il crederci tanto quanto ci credono gli altri ascoltando la nostra roba, no? Cioè nel senso, cioè noi ci abbiamo sempre creduto tanto, sì? ma appunto, cioè anche pensando a come sono andate le cose, probabilmente se avessimo lavorato in funzione solo ed esclusivamente di questo avremmo avuto dei responsi molto più forti. Ho capito. Se avremmo dovuti partire adesso con la roba che facevamo prima. E poi abbiamo anche Gigahertz. Ah, Gigahertz e l'altro ragazzo dentro. Producer. Di cui una traccia che ho segnato è Backpack, che è fit con Django DT e Royce Red, prod Gigahertz. Quello lì era un periodo che comunque io ero andato a lavorare da Amazon. Ok. Facevo il magazziniere. Ok, sì, sì. E in poche parole, niente, mi sono tirato su un po' di soldi, ho detto, boh, voglio investire un po' in musica, ho preso un ragazzo che spaccava e ho fatto una canzone come si deve, mixata, mm-hmm. masterizzata, comunque... Non dico da Dio, però, cioè, comunque era con del budget. Con certo, budget, col budget, no? Certo. Royce Red e Gigahertz, diciamo, mi hanno fatto iniziare a far musica, ragazzi. Ah, ok, cioè, quindi proprio OG, proprio cioè, dall'inizio sono sì, sempre cioè, stato. Non so come dirti, appunto, fossimo partiti prima con la fotta che abbiamo adesso, uh-huh. avremmo spaccato tutto, perché comunque... Adesso stiamo creando tipo dei salotti letterari di musica, cioè non so come dire, tipo il mio garage... Sì, sì, certo, abbiamo visto prima. Di sala riunioni. Eh sì, ma poi è il mood, l'ambiente che si crea, no? Sì, vengono infatti... due produttori principalmente, tre. Immaginate uno che mette tutti i beat che ha fatto, l'altro che fa sentire tutti okay. i testi che ha fatto, l'altro sì. che fa sentire i nuovi pezzi che ha fatto perché non vede l'altro da mesi. Cioè, uh-huh. è sempre un influenzarsi, no? Cioè, certo. E ho capito l'importanza di sta cosa perché comunque cioè, se non ci spingiamo tra di noi... Il lavoro di squadra funziona sempre in qualsiasi sì, ambito sì, della vita. Cioè, l'unione fa la forza. È proprio vero, fare. È proprio cioè, un detto, non, però è vero. Io non dico che da solo non ce la posso mm-hmm. fare perché poi sembrerei un nichilista, no? Però, cioè, ok. Secondo me questa roba qua
di tenere le energie sulla stessa frequenza è importantissima. Sì. Ogni giorno noi ci svegliamo con l'intento di uscire da questa situazione. Focus, capito? Proprio... Cioè, esatto, cioè che un giorno magari neanche troppo lontano vorremmo ritrovarci magari a essere degli studi peso, cioè non certo. so come dire, tipo Universal, Sony, no? Tipo palazzetti dove sai che là dentro ci sono redazioni. Alla fine il mio studio preferito rimarrà sempre anche quello di Ame, anche quando sì. magari avremo studi di... Però boh, cioè per me è importante il fatto comunque di essere in certe situazioni, non so come dire. Cioè se noi arriviamo al punto di essere in al posto giusto, nel momento giusto, con l'orecchio giusto a sentirci, boh, secondo me è fatto. Certo, ma le occasioni si creano facendo. Più sì. fai e più... Infatti è il motivo per cui voglio trasferirmi a Milano e da settembre probabilmente saremo lì. Ah, ok, quanti. Quindi questo è uno spoiler ecumenico o l'avevi già detto? Spoiler ecumenico. Ah, ok, minchia. Prendo tutti i miei amici che comunque... Quindi andate tutti a Milano da settembre? Sì, sì, sì. Ce l'ha proposto Ame, il ragazzo che ci registra, okay. abbiamo detto boh, va bene, andiamo. Eh no, minchia, tanto hai fatto esperienze come l'hai fatta a Bologna, la puoi fare anche a Milano, però stavolta con la musica. Sì, Bologna è un po' più periferica per la musica, però sì. anche lì c'era 13 Pietro che l'ho conosciuto, sì. una gran persona, cioè ti giuro, ci ho parlato un botto. Poi ho conosciuto Mr. Monkey. Ah, sì, beh, certo, Mr. Poi vabbè, ci sono un sacco di gente forte di Bologna, c'è Macello, c'è... Ah, Luis l'hai conosciuto? Sì, Luis però l'ho beccato a Milano. Ah, Milano l'hai beccato, ok. Poi un altro forte, raga, che non è proprio di Bologna, è di Faenza, però sempre sì? lì in Emilia, da quelle parti. 18K, raga, andatevelo a 18K? Ma sta andando abbastanza up, non ha neanche bisogno della mia pubblicità, ma boh, ok. spacca. Cioè, secondo me, se tutti gli emergenti facessero roba così, non avremmo problemi a distinguerci anche all'estero. Io ora volevo fare uno shout-out a un altro artista, Hype Gucci. Ok, Hype Gucci è mio fratello direttamente, cioè non c'è neanche bisogno che... Ma Hype Gucci farà parte di questo... Sì, ovviamente, cioè, okay. poi vabbè, non so che cosa deciderà di fare lui, certo, però mi ha detto che vuole venire, ah, okay, okay. magari non viene subito. Sì, sì. Cioè, boh. Nell'ultima traccia lo troviamo in lacrime. Boh, quella lì è stata apprezzata un botto da un mio amico a Bologna, okay. da un sacco di gente che tipo ci è andata in ultra mega fissa, ci sono persone a cui è piaciuta sì. particolarmente. Altri che magari dicevano, ma sempre queste robe tristi, quindi boh, comunque... Quindi divisivo, ma tanto è sempre così, quando fai musica... Splitti un po' il pubblico a metà. È certo, è sempre così. Vabbè, ma io non mi aspetto neanche di avere un pubblico, quindi pensavo... Ah, ok! Cioè, io lo faccio semplicemente perché comunque la gente me lo chiede, mi dice, ma fai uscire quella, fai uscire quella, fai uscire quella, io dico, no, prima mi fai appare questa, porco due, poi okay. cioè, non so come dire... Però vabbè, alla fine io dropperò sempre, non è che aspetto, non sono quello che tipo dice arriva a 10.000 like se no non droppo, certo, sti cazzi dei ho like, capito. Raga. I like, visualizzazioni, raga, non servono un cazzo, porco due. Cioè, serve che qualcuno con l'orecchio... No, diciamo che dal momento che uno ha tante visual stream, quello che vuoi, però deve essere allo stesso modo in grado in live di rendere ugualmente. Perché poi in live, io credo, dico sempre in tutte le interviste, che è la prova proprio del 9, è la prova del 9 dell'artista, è la partita. Sì, il live è come se tu praticamente dopo gli allenamenti, dopo tutti certo. dopo tutte le sì, sì, sì. riscaldamenti, squat, palestra, cose, vai e c'è la partita che può essere gli avversari. L'avversario sei te stesso, perché tu, devi dimostrare, no, del fatto, guarda, io sono riuscito a tenere questo pubblico, sono riuscito a intrattenerlo. Sì, no, l'avversario sei sempre tu, ma cioè, sì, sì. se non hai te come avversario primo, per primo, diciamo che non può venire tutto il resto di conseguenza. Certo, cioè. E a proposito di live, quante esperienze di live hai fatto? Ma neanche troppissime, però comunque okay. adesso abbiamo un po' di cose al centralino che ok, al centralino, beh, minchia. Un po' di datine là che ci hanno dato una saletta alla sala 3. Ok. Quella lì piccolina, con sì, sì, smile. Sì. Boh, spacca, cioè ogni tanto viene gente sgravatissima che si pompa sia i nostri pezzi sia la roba sgravata che si pompa okay. di solito. Quindi boh, vuol dire che comunque cioè, è poliedrica certo. la gente che sì, viene. Sì, sì, è versatile, si possono fare più cose. Tu continui a fare grafiche? Sì. Ok, quindi sono grafico. Io mi sono segnato che hai fatto delle grafiche, ne hai fatto una a Skywalk. Sì. Giusto, sì, altri artisti che vuoi shoutoutare, che hai fatto grafiche, o comunque delle grafiche che ti sono piaciute in particolare che hai fatto?
Ma come dicevo prima, la roba che ho fatto in Zodong, che è stata fighissima, siamo andati a casa sua, bro, c'è stato il caffè con la moca da napoletano, cioè mi scendono le lacrime a pensarci, bro, cioè assurdo veramente. Avevamo fatto una roba per Amro Ghanem e Sfera, che tipo erano in combutta, non so se per il reparto security o per allenarsi, comunque sta di fatto che tipo Tano si fa allenare da Amro Ghanem. Ok. E poi non so manco se lo sto pronunciando giusto. Non importa. Magari tipo mi viene a picchiare, vabbè. Non importa. Vabbè, sta di fatto che avevo fatto pantaloncini, maglietta con il logo fatto da me per Sfera, Tano. Ok. E tanta roba. Cioè, quando ho visto Sfera con addosso una roba che ho disegnato io, ho detto what the fuck, bro. Io sono molto curioso di sta cosa, essendo che tu prima mi hai detto che sei a metà, diciamo, tra la vecchia scuola e la nuova scuola, come si può dire. Voglio sapere quali sono i tuoi artisti preferiti per quanto riguardano la vecchia scuola e per quanto riguardano la nuova scuola, o che ne so, la trap, la drill o quello che sia. Ok, allora, a me di base piacciono molto le robe tecniche, se si parla di old school, quindi cioè per dirti, tra il freestyle old school e il freestyle new school preferirò sempre di più il new school, no? Perché c'ha delle metriche un po' più interessanti. Ok. Però le strutture preferisco quelle old school. Quelle old school? Cioè, sono combattuto anche se sì, sei sempre la... Cioè, non ho capito. Però ti direi, vabbè, all'inizio quando ho iniziato a fare musica mi influenzava molto tipo Mad Men o tipo cioè non ti saprei nemmeno dire magari un artista in particolare che mi ha influenzato, cioè mi ascoltavo veramente un po' di tutto, ok, sì. Ma di tutto sempre riguardante la musica rap o anche al di fuori? Riguardante il rap mi ascoltavo tipo, che ne so, i 16 barre che parlavano di cospirazioni, bene, così, perché lì avevo intravisto delle cose anche sulla religione proprio, che poi ho deciso di percorrere, no? Nel senso che non è che io sono un tipo religioso, però dovevo darmi la risposta su certe cose, diciamo. 16 barre, per dirti, sono un gruppo che a me mi ha dato tante risposte. Ok, vogliamo mettere questa parentesi che sono curiosissimo. Ti sei dato una risposta, hai detto? Sì, allora, praticamente i 16 barre hanno questo immaginario, cioè avevano, poi adesso non so se, perché non li seguo più tanto, essendo che comunque ho cambiato anch'io quello che faccio. Diciamo, mi piaceva l'ambiente cupo dove parlavano di cose che alla fine è verità, cioè nel senso è come dire... ti prendo una base che ti sa di cose inquietanti e ti dico cose che sembrano inquietanti ma sono cose vere. Ok, sì, perché la realtà è cruda. Sì, e cioè vera e cruda. Io mi sento molto connesso col cielo, con le stelle, non so, con l'universo in generale. Cioè, sì. Ho sempre sentito sta cosa, cioè comunque ho detto ma io non è che sono un cosino così di carne schiacciato sul pianeta, cioè sarò sicuramente in contatto un po' con quel posto in cui vivo, cioè se no non sarei fatto di carne, di materia organica, no, pure io. È un insieme, che fai parte di un insieme, stai dicendo, quindi. Sì, io son convinto comunque che le persone, se utilizzassero bene il proprio cervello, il proprio fisico e la propria mente, cioè mente intendo, diciamo, la parte recondita del cervello che non controlli e che... ho capito, subconscio dici? Sì, subconscio, comunque, cioè, secondo me ci sono dei poteri che possiamo sbloccare, no? Anche per la musica. Cioè, se tu sviluppi l'orecchio assoluto, per dirti, riesci a trovare la melodia subito. Sì, no? Sì, le note le riconosci istantaneamente. Sì, secondo me, appunto, dovremmo stare un po' più connessi con ciò da cui proveniamo per riuscire a creare qualcosa che un giorno ci possa riconnettere al mondo. Okay. Cioè, parlo proprio di fare i soldi, tipo che vai alle Figi, no? Sì, cioè, sì. Se tu un giorno vuoi ritrovarti alle Figi, devi saper apprezzare anche il praticello di casa mia, non so come dire. Ho capito. Altruento, cioè. Sì. Ho capito, capito. Devi saper vibare dove ti trovi e poter pensare, poter astrarre la tua mente e andare dove cazzo vuole. Cioè, se la tua mente vuole andare in Alaska e stare in un posto dove non cresce manco un filo d'erba, perché non ci può andare? Cioè, ho capito cosa intendi. Ovunque, capito, cioè... diciamo, la musica mi ha sempre aiutato a fare questo, andare dove cazzo volevo, cioè anche perché io non è che ho sempre avuto soldi, no? Sono stati periodi di alti e bassi, no, nella mia vita, che magari un periodo facevo mille cose, un periodo non avevo soldi per fare un cazzo e stavo a casa a produrre. Ho capito. Poi vabbè, diciamo che
quando ho iniziato a fare il cameriere ho abbandonato il mondo della grafica, ho capito, cioè mi è proprio arrivato uno schiaffo in faccia dalla vita, no? Perché essendo abituato a lavorare al computer e comunque avendo fatto lavori fisici, sì, ma non nella ristorazione, non ero pronto, capito, che cazzo sono le persone in realtà, che sono egoiste, stronze, che sono lì, vogliono mangiare, andarsene, fare le merde, dirti pure che hanno mangiato di merda dopo che l'hai coccolato tutto il tempo, cioè, oppure gente che gli vuoi versare il vino e non se lo fanno versare, cioè, ma che cazzo di problemi hai, tu? Cioè, tanto te lo versi tu un secondo dopo che mi giro, cioè, non te lo posso versare io. Però diciamo che... assurdo. Ti fai le ossa anche un po' e capisci un po' anche di più la società, quello che è intorno. Allora rischi di impazzire a dei livelli... Quello io non l'ho mai fatto, quindi non saprei com'è, però da come me lo stai dicendo... Rischi un po' di diventare scemo, cioè, che poi a furia di mandare giù tutto, parli da solo, capito? Parli da solo, una certa, perché non hai nessuno che si sente le tue risposte. Ho capito. No? Cioè, il capo mediamente cosa ti dice? Ah, non rispondere. Sì, perché quello è il modo migliore per dirti non concluderai mai un cazzo nella tua vita, capito? Se tu rispondi fai capire che tu un'alternativa ce l'hai. Sa di fatto che comunque certe cose mi hanno fatto capire altre cose. Ok. Mettiamola così. Poi ok, va bene. Il discorso tipo della musica. Sì, della musica, stavamo parlando New School. Sì, New School. Per me adesso le influenze sono gli emergenti, cioè la gente che spende in sponsorizzate poco ma con prodotti validi. Ok. E quindi li appano, capito? Perché ci sono due tipi di rapper, ragazzi. Quelli che spendono un botto e artisticamente fanno poco. Okay. Quelli che artisticamente fanno tanto, ma siccome fare arte c'è bisogno di un dispendio di tempo infinito. Sì. Comunque non hai tempo per, cazzo ne so, alzarti la paga mensile per, cioè, capito? Non so come dirti. Cioè, sì, ho capito. O in produzione o a lavoro. Se tu non sai fare delle rinunce nel momento in cui hai soldi e non ti sai tenere... ho capito. Le cose essenziali, diciamo, e ti fai bastare l'essenziale perché sai che comunque l'arte va fatta in situazioni di disperazione, cioè, bro, non puoi fare l'arte. Si esprime in modo migliore, dici? Sì, cioè, devi essere un minimo disperato, anche per parlare di cose felici, perché tu parli di una felicità che in quel momento desideri, la descrivi molto più tangibilmente. Sì, sì. Cioè, artisti che magari vengono un botto criticati a me piacciono, no? Cioè, tipo Zaire. Ok. Non so se l'avete mai sentito. Io non l'ho mai sentito, però tu fai shout out perché chi ci ascolta può essere che li conosce, questi Zaire, artisti. Big up per Zaire, porca puttana, mi sta facendo svarionare un botto con le sue canzoni, che gliele ripostano su YouTube, che lui le toglie, capito? Sì. Un grande, raga, un grande. Kid Yugi io me l'ascoltavo da prima che spaccasse, ci eravamo sentiti, volevo andarlo a beccare a Potenza, così. Cioè, poi tra una cosa e l'altra, capito? Anche lì, vedi, problemi di trasporti, soldi, cose, cioè alla fine poi uno le vuole fare le cose, però se non può farle che cazzo deve fare, cioè nel senso, passano gli anni, le cose si evolvono, e anche cose che io avevo intuito, che poi sono andate veramente come pensavo io, che cazzo ci posso fare ormai, cioè dovevo intervenire lì nel momento in cui, allora adesso quando vedo un ragazzo che spacca, che secondo me andrà up, mi ci rivedo. Dico, boh, ragazzi, ma, cioè, di che cosa stiamo parlando qua? Cioè, cosa stanno facendo tutti gli altri? Cioè, mi sembra veramente, non so come... Cioè, quando trovo uno che spacca, dico, ma gli altri che cazzo fanno? Cioè, non so come dire. Noi emergenti, alla fine, o comunque gente che sta cercando di farlo e che ha ancora la fame, ha inevitabilmente più cose da dire, bro, ma inevitabilmente. Cioè, eh sì, più fame, automaticamente. Se sei sempre lì a fare festa o in vacanza o a fare... Sì, se sei nel benessere, ma in qualsiasi ambito, non hai quella spinta anche a produrre le cose. Sì, o comunque a produrle in un modo anche sostanzioso, no? Anche a livello di emozioni di tutto. Sì, poi boh, io l'ho scritto anche nell'ultimo testo serio che ho scritto, ho detto il denaro uccide l'arte. Oh, bella questa frase. Assolutamente vero, cioè, frate, veramente. Prova ad avere dei soldi e un'idea fighissima che hai avuto quando non avevi soldi, anche con tutto il budget non la riesci a realizzare. Bisogna trovare quella sezione di underground di un genere che funziona, capito? Devi creare l'underground all'interno di un genere. Sì, come ha fatto Sfera quando... La nicchia, quella nicchietta là che poi è anche molto più solida. Perché se uno fa un genere, che ne so, che può essere tipo reggaeton, proprio generico, non sto dicendo. Però se tu crei quella nicchia del reggaeton, quel sottogenere del reggaeton,
è una cosa molto più solida e anche duratura. Brutto. È cioè, quello. Io per dire, quello che cerco sempre di fare è trovare beat strani. Infatti scrivo... Ok, le vibes, le tue vibes, se puoi descriverle, se hai qualcosa che ti attira di più quando... Allora, vado molto a periodi, cioè ho avuto un periodo dove scrivevo cose astratte, scrivevo su YouTube psychedelic type beat. Boh, così. Ok. Cioè, mi uscivano robe veramente, raga, che uno dice, ma che cazzo? Sì, sì, mega trip assurdo. Sì, cose astratte. Come dice Hype Gucci, lui non fa la trap, fa la trip. Sì, questo concetto l'abbiamo sviluppato assieme, perché dopo abbiamo detto, cioè, perché dobbiamo limitarci a dire che facciamo trap quando comunque quello che facciamo non è proprio così trap, cioè... Sì, deriva dalla trap, però... Sì, però, cioè, se volessi mettermi a fare la trap farei della roba molto più trap di quella lì, capito? Ok. Con la musica, no? Il sogno, proprio quello che vuoi arrivare o quello che vuoi concretizzare con la musica che dici, ok, dopo tutta questa fatica, dopo tutte queste cose, dopo tutto questo, finalmente uno degli obiettivi o un macro obiettivo che mi ero posto l'ho raggiunto. Qual è quell'obiettivo, se si può dire? Allora, io come obiettivo mi ero messo di saper fare una canzone che mi soddisfasse. Cioè, cioè io sono un tipo molto semplice, cioè, io sembro uno molto sofisticato esteticamente, sì? No? Però in realtà io sono uno molto acqua e sapone, bro. Ansia e sapone. Ok, ansia e sapone. Ansia e sapone, ragazzi, non ho perlo. Minchia. E boh, secondo me, cioè, è questa la roba figa, secondo me, che se tu fai musica per te stesso, nessuno ti potrà mai giudicare. Cioè, chi è che può dire bello, brutto? Cioè, nessuno ti conosce veramente come la parte più intima di te che parla. Cioè, quindi boh. Al massimo gliela puoi far sentire a tua madre che ti dà un parere serio, no? Su quello che hai detto, quello che ti senti, quello, i concetti che hai passato, robe così. Sì. Però boh, io penso che comunque anche per capire questa intervista serva sentire un mio pezzo. Prima mi hai detto che a te piace la cucina? Sì, io sono infognato con i piatti sofisticati. Hai qualche piatto, qualcosa? Che proprio vuoi? Secondo me, a mani basse, per non citare di nuovo le pennette alla pecoraia, sì. Secondo me, ma ti direi piatto pugliese proprio pesante, la pasta al forno. La pasta al forno proprio? La pasta al forno, okay. con la provola pesante. Con la provola. No, minchia. Anzi, ancora meglio, perché la pasta al forno solo se la fa mia nonna, è pasta, ok, è sì, pasta al forno, capito? Certo, è classico. Solo che io nonne non ne ho più, quindi l'ho dovuta cercare di riprodurre, ma non sarà mai la stessa cosa, chiaramente. Il tiramisù alle fette biscottate, cioè, minchia, le fette biscottate al tiramisù, minchia, io buone in culo. Quello io non l'ho mai, allora, non l'ho mai mangiato. Le fette biscottate le immergi così da una parte, sì, e cioè no, solo da una parte mi sembra, però tipo fino a metà. Ok. Poi ci metti il adesso non li faccio da un botto. Ok, cioè, ok. Il mascarpone, tipo robe così, le impili così e diventano tipo, minchia, una specie, cioè, mega. Sì, sì, no, ma io già me le immagino. Massimo. Cioè, poi ovviamente, raga, io lo dico, non è che sono tutte a memoria, mi cerco le ricette sul giallo zafferano pure io come vostra. Certo, Ormai con internet. Poi vabbè, dove ho lavorato facevano cose tipo la tartare di tonno con l'avocado. Ok, quindi tipo... proprio anche roba gourmet? Sì, sì, abbastanza, perché cioè, alla fine è quello. Tipo l'astice ripiena, sì, così, cioè tutta roba strana comunque. Tu sei più per la cucina gourmet o più per la cucina alla buona? La cucina tradizionale secondo me è già gourmet, cioè... Sì, cioè la tradizionalità di un paese, no, di un piatto, cioè per dire le pennette alla pecoraia come le fanno in Calabria, sì, non le farà mai nessuno, gli arancini siciliani, come che poi loro le chiamano le arancine. Sì, arancine, arancina. Arancina, vabbè. Vogliono uccidere. Palermo, arancina, e a Messina arancini. E a Catania? Altre passioni? Hai altre passioni? Il disegno? Sì, allora... Si può dire il disegno, che è cioè a 360 gradi. Io mi occupo di graffiti principalmente. Sì, graffiti, poi hai fatto le grafiche. Sì, però boh, essendo che comunque ho il diploma in grafica, cioè se tu mi dici fammi una carta intestata, un biglietto da visita, un logo, sì, un'immagine coordinata, robe così, te le faccio. Adesso sto cercando tra l'altro di avviare un mini brand che si chiama Deals. Ok.
vuol dire affari con la Z. Sì, ah ok, deals, ok. Deals. È boh, una bomba sta roba qua perché tipo cioè tutta sgocciolante così, me la okay. immagino un botto venduta nei camper ai rave, non so. Damn, ok, ho capito. Poi io non sono mai stato a un rave vero e proprio perché sennò ci sarei rimasto molto prima. Poi okay. boh, mi piacciono le scritte metal. Cioè tutti quei font okay. stile, sai, mostruosi. Mostruosi. Anche i gotici ti piacciono? Il gotico mi piace un bordello. Il gotico ti piace? Mi piace più il gotico quello lì interpretato dai vari artisti. Cioè se devo sceglierti un gotico assurdo mi piace tipo il malandro, che è il chicano messicano. Che okay. esistono due tipi, cioè il chicano più gotico, che è più tipo dritto con... È difficile okay. angoli di 45 gradi per intenderci. E poi c'è quello lì che invece è tutto corsivo con okay. Ricciolini, sai. Ah ok, sì, è meno spigoloso. Sì, esatto. Okay. Questi due sono i miei due stili preferiti. Infatti anche la crew di Graffiti Dov'ero faceva principalmente quello stile. Ho capito. Abbiamo selezionato per questa roba qua. Ah ok, ok. Poi altre passioni, vabbè, sono infognato col frisbee. Cioè io so tirare. Col frisbee? Sì, so tirare. Wow, non lo sapevo questo. Tipo, io se lancio il frisbee da qua mi torna in mano, bro. Minchia, fa diventare all'inclinazione giusta. Sì, il frisbee è proprio veramente una mia passione assurda. Ah cioè, ok tipo, non lo so, quando mi viene l'effetto quello lì dico cazzo, ma pensa se facessi trick shot, cioè è uno sport sarà sottovalutato secondo me, soprattutto in Italia. Certo, sì, e viene anche quello sotto gamba, viene preso come tirarsi. Ah, giochiamo a frisbee. No, ah. In realtà sai cos'è? È che non ci sono tanti campi da rugby dove farlo, perché comunque serve una specie di campo da rugby dove tu okay. fai meta, tipo, cioè ah, okay. non quello tipo football americano sì? con i cosi, no? No, ma poi c'è anche ignoranza, perché comunque effettivamente anch'io ora che mi stai dicendo queste cose, cioè sul frisbee, no, intendo. Cazzo, chi ne sa niente. C'è ignoranza, non è non è una cosa tanto mainstream. Puoi, guarda, ti do un'idea ecumenica, puoi utilizzare dei frisbee in dei tuoi futuri video musicali e fai qualcosa con i frisbee. Anche. Adesso sai che cosa volevo fare nel mio prossimo video? Prendere. Ah, tra l'altro mi rivolgo a tutti. Sì. Scrivete nei commenti se qualcuno ha una nonna ecumenica da prestare. Una nonna ecumenica! Sì, una nonna da far troppare peso. Ok. Proprio che fuma con noi, capito? Ah, minchia. No, beh. Hard, bro. Però. Con noi no, però tipo che sta nella situazione. Che sta nella situazione. Senza sì. che gli venga un enfisema polmonare. Che è dissonante con l'ambiente. Sì, ho capito. Esatto. Sì, però che lo voglio bello presa bene. Ok. Capito? E poi, vabbè, mi servirebbe anche una motosega, però non ho tutte queste pretese, cioè... Vabbè, no, dai, motosega è già più fattibile. Sì, nel senso, vabbè... Chi devi segare? No, vabbè, non è per fare a pezzi nessuno, premetto questo. Vabbè, potrebbe anche tornarmi utile per fare a pezzi certo. qualcuno, non voglio escludere nessuna eventualità. Però, in questo caso, io lo volevo usare, tipo, così al posto, uh-huh. al posto di qualsiasi cosa per... abbiano gli artisti okay. nei video, capito? Cioè al posto okay. al posto della cap. Beh certo, tu vai con la motosega, vai là. Sì. Ok, io direi per finire ti faccio questa domanda. Descrivi uh-huh. in tre aggettivi sì. High flyer. Energia, connessione, focus. Ok, spiegami connessione. Connessione perché... riesco a far connettere le persone con il mio universo. Cioè secondo me al giorno d'oggi non è che devi solo essere un artista, devi proprio essere tipo un pianeta dove la gente va per stare da solo. Ah wow, bello questo concetto. Stai da solo con te, capito? Sì, 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 sì. Cioè tu sei un pianeta dove l'atmosfera, le condizioni, non so, mentali sì, certo. che ti crea, eccetera, eccetera certo. ti fanno stare bene. È bellissimo questo concetto che hai questa creato. Questa roba qua del pianeta mi ci trovo un sacco. E poi un'altra roba che... un altro concetto a cui sono affezionato e che mi ha... cioè che ho coniato da solo, cioè penso di essere l'unico sì? che ha detto sta cosa. Le sensazioni eccetera eccetera sono posti nella mente non fisici. E ci saranno sempre persone, cose che ti hanno fatto vivere cose che tu non sei mai più riuscito a replicare in nessun ho modo. Ho capito, e che tu ogni sono volta... uniche. Sì, ti svegli e dici minchia ma chissà se un giorno riuscirò a replicare quell'emozione, no? Tutto questo c'entra con la legge di attrazione? Allora, diciamo che io sono legato alla legge di attrazione, ma non sempre la riesco a sfruttare bene, nel senso che comunque sono un essere umano anch'io, quando succede mm-hmm. qualcosa che è veramente debilitante o comunque che ti scoraggia, anch'io sono il primo che si butta giù, certo. però diciamo che io ho fatto della mia depressione o comunque dei miei momenti, no,
una specie di Shimigami che mi porto dietro e mi consiglia, capito, nei momenti giusti mi dice: oh, qua devi essere stronzo, qua devi ho capito, certo, che ti indirizza, ti fa vedere tutti i punti di vista, esatto. E quindi tu poi riesci a decidere, mi fa essere più critico, perché più critico. Ovviamente le persone che non soffrono di depressione hanno il cervello normale, no? Che okay. Si illumina di impulsi colorati. Noi invece ci coloriamo di tutti i colori, capito? Anche quelli brutti, cioè anche di marrone, sì, capito? Ho capito. Cioè, certi colori magari sono sottovalutati, capito quello che ti voglio dire? Certo. Certe emozioni, certe cose vengono troppo trascurate. Perché si pensa che la rabbia non produca niente, mm-hmm. L'insoddisfazione personale. La rabbia può essere ed è un moto produttivo. La più grande benzina di un essere umano. Moto di azione, produzione, reazione, assoluto. Infatti, boh, secondo me, cioè, noi dovremmo sfruttare, come dicevo prima, mm-hmm. cioè, se l'essere umano, se gli artisti in generale, se tutti quanti riuscissimo a sfruttare bene il nostro cervello, il nostro corpo, sì, la parte più recondita di noi che contiene tutto ciò che ci è stato insegnato dai nostri genitori e che noi puntualmente comunque lo dobbiamo andare a ripescare, no? Mm-hmm. Se noi mettessimo da parte il giudizio e usassimo solo queste tre cose, cioè, bro, noi saremmo dettati da flussi, no? Cioè, flussi di coscienza, flussi di... cioè, saremmo dettati dalle nostre emozioni, non agiremmo certo. più di... adesso cosa faccio? Penseremo più... qua ci sta a fare questo, capito? Cioè, ho capito, molto più liberi da queste, diciamo, catene. Sì, faccio così perché mi sento di fare così, uh-huh. cioè, easy. Cioè, e poi è anche quello... un modo per dire, io non è che faccio una scelta artistica determinata dai miei gusti. Perché se dovessi seguire sempre i miei gusti farei la roba che fanno tutti, no? Cioè, non posso seguire i miei gusti. Non, ho capito. Cioè, devo per forza mettere insieme quello che piace a me con mm-hmm. quello che piace agli altri e quello che piace agli una altri via di mezzo. Quello che piace a me. Certo, una via di mezzo, certo. Ok, allora io direi che siamo arrivati alla fine di questa intervista ecumenica. Allora. Hai qualcosa da aggiungere, da lasciare, delle parole finali, qualcosa da ribadire? Allora, ragazzi, io quello che vi voglio dire... sfruttate sempre con positività qualsiasi cosa, perché io ho perso tanto tempo a pensare male, ok? Quindi mm-hmm. se vi accorgete che il vostro modo di pensare non è produttivo, adesso questo è flyer per il sociale, tipo, certo, sempre, no, ma è una bella cosa, cioè, se vedi che quello che stai dicendo, che quello che stai facendo, mm-hmm. quello che stai pensando, perché molto spesso è più pensare solo, no? Se pensi male non produrrai mai qualcosa di buono, fidati, produrrai, cioè, male. Devi pensare positivo anche se la vita è una merda, capito? Cioè, okay. anche se in quel momento è uno schifo. Cioè, tu devi pensare che comunque oltre a questo brodo di melma in cui mm-hmm. ti trovi, cioè, comunque ci sono delle cose fighissime che ti si potrebbero sbloccare. Però devi essere tu a sbloccarle. Cioè, sei tu il personaggio del gioco. Il main character. Sei tu il cazzo di personaggio, bro. Cioè, non esiste qualcuno che lo fa al posto tuo. Non esiste qualcuno che ti aiuta, che ti dice: no, ma adesso... vedrai, sotto la mia ala protettiva uh-huh. sfondi, no? Lo devi fare tu. Poi se hai qualcuno che ti dice: ah, ok, minchia, tu spacchi già di tuo, vieni che ti porto con me, bella. Certo. Però, cioè, io penso sempre che nei posti ci devi arrivare da solo, con le persone giuste. Con le persone giuste. Bello, quindi, bello perché questo concetto. Comunque la roba di team è essenziale. Cioè, se tu non hai... Un produttore che crede in te, un mm-hmm. videomaker che crede, cioè io ancora, magari ho un produttore che crede in me, ma non ho un videomaker, capito? Ok. Per dire. Sì, sì, cioè, sì. Cose che si costruiranno poi in futuro. Cose che vengono col, cioè, ti connetterai. Sì, esatto, perché anche lì è questione di connessione, io posso continuare a dire voglio uh-huh. questa, ma se non manifesti nel modo giusto la tua intenzione sì. all'universo, l'universo non ti darà mai quello che chiede. Certo. Quindi, appunto, quello che dicevo prima, utilizzare bene il nostro cervello, utilizzare il nostro fisico, tutto quello che abbiamo. Cioè, alla fine noi non ci rendiamo conto, raga, che, boh, sinceramente, potremmo svoltarci la vita letteralmente da un giorno all'altro. Letteralmente. Cioè, siamo noi che ci sabotiamo, non c'è nessun altro che... ci sì, sta sì. mandando tutta nei piani, capito? Che ci mette i bastoni tra le ruote. Se non sei ancora riuscito a fare una cosa è perché ancora non ci hai mm-hmm. messo lo sprint giusto. Quindi, boh, io mi metto in discussione costantemente, tutti i giorni mi sveglio: oh, ma che cazzo sta succedendo qua? Perché non sono ancora lì? Direi che siamo arrivati alla fine di questa intervista ecumenica. Io sono Elty Fresh, lui è iFlyer. A voi, ragazzi.